pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, torniamo oggi ad occuparci di un grande artista, di un maestro, perché questo era anche il suo soprannome, oltre che un titolo ottenuto sul campo. Sì, perché Battiato, Franco Battiato, era proprio maestro, aveva frequentato, si era diplomato al conservatorio e oggi lo ritroviamo con un brano che ci riporta indietro di 40 anni, al 1981, quindi insomma quasi 41. La canzone scelta oggi per voi infatti si intitola Gli Uccelli. In questa canzone il cantante si ferma ad osservare queste creature misteriose che avevano già fatto dire ai leopardi nell'elogio degli uccelli: sono gli uccelli naturalmente le più liete creature del mondo. Beh, non è così raro scoprire nelle canzoni di Franco Battiato uno sguardo, per così dire, cosmico sulla realtà, uno stupore per aspetti del reale spesso dati per scontati o comunque considerati superficialmente. Anche Gli Uccelli, contenuti nell'album La Voce del Padrone, fa parte di questo filone. Il cantante infatti si ferma ad ammirare l'armonia dei voli, le geometrie che vengono composte dentro un universo molto ordinato, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare, canta infatti l'artista. Si parla in qualche modo come di una sorta di obbedienza alle leggi divine che rende gli uccelli così stupefacenti. Il volo fa sì che questi animali occupino lo spazio aereo, altrimenti privo di viventi, perché l'uomo, tolte le macchine intese come aerei, non potrebbe appunto occuparlo di suo. Il canto degli uccelli, da un punto di vista invece musicale e sonoro, è ricreato da Battiato nel finale della canzone, utilizzando in maniera anche molto sfrenata i flauti in una sorta di danza che giunge fino ai trilli più acuti, mentre degli strumenti elettronici avevano riprodotto poco prima il battito delle ali, come una partenza simultanea di gabbiani da una riva, dalla riva per esempio del mare. Battiato in qualche modo sorprende chi lo ascolta perché parla, anzi canta, di qualcosa di reale, che vede, che tutti noi possiamo vedere, ammirare, osservare, ma è come se cercasse il segreto di tutto ciò e quindi qualcosa che sfugge a quello sguardo e che si nasconde. E infatti dice: giochi di aperture alari che nascondono segreti di questo sistema solare. E c'è in questo anche un richiamo, una sorta di similitudine con quanto riportato anche in un testo sacro come il Vangelo secondo Matteo, dove Gesù dice: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non ammassano nei granai, eppure il vostro Padre Celeste li nutre. Così appunto ricordava in un'occasione lo stesso Battiato, che noi vogliamo omaggiare dopo la sua scomparsa, che ha lasciato in qualche modo un vuoto il 18 maggio del 2021 in molti fan. Tra l'altro la sua figura e il suo talento sono anche stati ricordati lo scorso dicembre da una delle sue muse, cioè Alice. L'artista, vincitrice tra l'altro del Festival di Sanremo nel 1981 con la famosissima Per Elisa, scritta proprio insieme al cantautore siciliano, ha compiuto un viaggio dentro collaborazioni con il collega durante un concerto a Sinigallia. Non vogliamo citare soltanto Per Elisa, ma anche canzoni per esempio più recenti, nate, ha detto Alice, da una semplice telefonata tra me e Franco Battiato. Lo ha ricordato senza dimenticare le stesse canzoni che il cantautore incise nei suoi album e per esempio tra queste ci sono La Cura, Summer on a Solitary Beach, I Treni di Tozer e Gli Uccelli, appunto. A voi questa canzone, questa splendida canzone.